Ciao a tutti da Max Nova! L'avevo anticipato, è Hollow Knight. Il piano sarebbe di finirlo prima dell'uscita del sequel, quindi, boh, ennesima impresa titanica per me, spero di riuscirci. E spero che sia carino l'overlay che, beh, non ce n'è molto bisogno, però ce l'ho per motivi particolari. Detto questo, via subito. Ah, oh, è vero. Devo settare un po' di cose perché la versione PC non l'ho toccata. Allora, luminosità ne voglio sparare un po' di più, perché questo è un gioco dove i dettagli di sfondo contano molto, quindi penso che così possa andare. Via! Nelle lontane lande il tuo nome con riverenza e rimpianto è pronunciato, poiché nessun poté domare le nostre anime selvagge, ma tu la sfida hai accettato. Sotto un pallido sguardo ci hai guidati, siamo cambiati, redenti i nostri istinti. Hai donato a bestie e insetti un mondo che neanche in sogno s'eran dipinti. Estratto dalle leggi di Nido Sacro di Monomon l'erudita. Eccomi qua, dopo un breve ma intenso video introduttivo, mica solo. Ci sono un po' di cose a cui pensare. Un poema, un qualcosa, una creatura che si agita incatenata in un luogo oscuro. E poi, beh, questa strada costeggiata di questa scalinata costeggiata di lampioni che finiscono in un ciglio da cui si vede un. Boh, sembra un piccolo borgo, un paesino, era tutto illuminato. Di sicuro forse in tasca ho qualcosa che potrebbe darmi qualche indizio. Un vecchio oculeo, quindi è questo lo spadone che avevo a tracolla, una tipica arma di Nido Sacro, la lama è smussata dal tempo e dall'usura. Quindi forse vengo da lì? Gio, la valuta di Nido Sacro, formata da gusci fossili di vario tipo, permette di acquistare oggetti e serve come pedaggio in vari antichi meccanismi. Però non ne ho. Quindi forse ne avevo. Ma adesso non ne ho più. Però so cosa sono, quindi è un'altra riprova che vengo da Nido Sacro? Concentrazione. Concentra le anime raccolte per riparare il tuo carapace e curare le ferite subite. Colpisci i nemici per raccogliere anime. Questa è la cosa più curiosa di tutte. Sembra un qualche tipo di tecnica. Però parla di carapace, quindi forse. Ho un carapace, ho un aculeo, probabilmente sono un insetto anch'io. Allora, questo cosetto. Se. Ok, non è aggressivo, però fa danni, quindi bisogna smazzarli. Allora, questo aculeo, per quanto vecchio e smussato, spacca proprio di tutto, però. Allora, quindi questi sono Gio, quindi quello è un cumulo di Gio e quindi. Ci sono altri modi per prendere Gio oltre i nemici. Ok. Poteva farmi male? Attenzione alle trappole naturali. Questa. Cos'è? Una lapide? Una. Boh, una stele luminosa.
Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli, la vostra grande forza vi contraddistingue, concentrate le vostre anime, compirete gesta che altri sognano soltanto. Rigenera le anime colpendo i nemici, quando avrai raccolto abbastanza anime, tieni premuto B per concentrare le anime e curarti. Quindi... Ok, al di là del fatto che la barra della salute è fatta di maschere, che è una cosa molto curiosa e peculiare, solo gli esseri superiori sono in grado di utilizzare le anime. Oh no, ho perso un giro, vabbè. Quindi... Oh. Quindi forse sono un essere superiore? E soprattutto gli esseri superiori, oltre che il... Ok, quindi esiste anche questo. Va bene. Oltre che saper utilizzare le anime, sanno anche leggere quei pannelli luminosi. Ah, già, e questo? Maschere azzurre. Ok, ho più salute. Bene, allora, dicevo, chissà se... Ah! Questi Gio li ho persi. A meno che non si possa tornare indietro in qualche modo, rimarranno lì. Bah. Ah! L'aculeo respinge le punte, quindi... Ok, posso in un qualche modo andare sulle punte. Allora, questo suono non ho ancora capito che significa, ma se significa che tipo c'è una specie di rompicapo da risolvere, beh, allora l'ho risolto. Bingo. Qui è buio, molto buio. Quello cos'è? Beh, intanto c'è un baule. Prima la stele. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Nelle nostre terre non nascondete la vostra vera forma, che tutti possano godere della vostra magnificenza, perché solo questo reame può generare degli esseri come voi. Quindi, beh, vengo dal nido sacro. Questo è poco ma è sicuro. Ok? Hai raccolto un amuleto, Furia del Caduto, equipaggia un amuleto per attivare i suoi potenti benefici. Per equipaggiare un amuleto, apri il menu amuleti mentre ti riposi su una panchina. Ok. Chissà cos'è quel coso. Ha la stessa forma dell'amuleto? No, mi sembra diverso. Incarna la furia e l'eroismo di chi sta per morire. La forza di chi lo indossa aumenta quando è vicino alla morte. Ok. Comunque, mi sembra diverso. Non è quella cosa lì. Ah, sono tornato indietro. Quindi c'era un sistema. Beh, allora man bassa di Gio quando ripasso da quel punto. Molto, molto bene. Non posso permettermi di perdere tempo in queste cose. Perfetto. Quindi era questa la soluzione. Questa... Ah, ok, queste travi di legno, questa impalcatura di travi teneva su quello. Un'altra stele luminosa. Esseri superiori, queste parole sono rivolte a voi soli. Oltre questo punto entrerete nelle terre del re e creatore. Oltrepassate questa soglia e rispettate le nostre leggi. Siate testimoni dell'ultima e unica civiltà, il reame eterno, nido sacro. Ah, questa è la porta molto grande, c'è un fregio sopra, molto particolare. E adesso... Ok, così forse è meglio. Non prendo il recoil della spada. Questa cosa è molto molto utile. Allora... Ma
Vabbè, no, non ha senso pensarci. Certo che posso cadere, l'ho già fatto un paio di volte. E poi, beh, sono un insetto, ho un carapace, quindi ha voglia che posso reggere le cadute molto grandi. Pulveria, la città fantasma? E c'è anche qualcuno? Tu hai qua. Oh, sì, certo che mi parla. Saluti a te, viaggiatore. Temo di essere rimasto il solo ad accoglierti. La nostra città è diventata molto silenziosa, come puoi ben vedere. Tutti i residenti sono svaniti. Uno per uno sono scesi nel pozzo che porta alle caverne sottostanti. Un tempo esisteva un grande reame sotto la nostra città. Ormai è da tanto che è caduto in rovina, ma continua ad attirare gli avventurieri. Ricchezza, gloria, conoscenza. Quelle tenebre sembrano promettere di tutto. Di sicuro anche tu insegui i tuoi sogni laggiù. Boh. Beh, fai molta attenzione, l'aria laggiù è malsana, le creature impazziscono e i viandanti vengono privati dei loro ricordi. Forse i sogni non sono poi questa gran cosa, dopo tutto. Hai altro da dire? Gerontias. In molti sono venuti fin qui sperando che il reame potesse soddisfare i loro desideri. Il suo nome un tempo era Nido Sacro. Si diceva fosse il più grande reame mai esistito, pieno di tesori e di segreti. Ora non è altro che una tomba benefica infestata da mostri e preda della follia. Immagino che alla fine tutto svanisca. Sei stanco e affaticato? Anche se quella panchina è di ferro, posso assicurarti che è molto confortevole. Non esiste posto migliore per raccogliere i propri pensieri prima di ripartire. E poi mi fa piacere un po' di compagnia, anche se tu non hai l'aria di essere un chiacchierone. Sei sta. Ok, è il discorso della panchina. Sì, è sempre lui. Allora, panchina. Ah. Per equipaggiare un amuleto, apri il menu amuleti mentre ti riposi su una panchina. Ah, sì. Premi quello che per me è un tasto strano, perché, vabbè. Allora, quindi. Ho sull'amuleto. Il fatto è. Se ne sono andate via le due maschere blu. Quindi. Quello è solo un power-up temporaneo, non te lo puoi portare dietro. Ok. E. Ah, già. Pulveria. Non credo di poterla esplorare tutta, però dietro si vedono tante tante case effettivamente. Ce n'è una con la rampetta di scale qui, un'altra lì dietro, un'altra là dietro. Ce n'è una qui. Per tutte le vostre esigenze di crattografia, prossima apertura, Iselda e Cornifer. Ok. E ce ne sono tante di case qui a Pulveria. Questo è il pozzo. Ah. Finita la musica. Qui è pericoloso, quindi andiamo oltre. Però la musica non c'è neanche qua, quindi. Questo? Una porta di pietra con una serratura semplice? Vabbè, certo, chiaramente mi vorrà una chiave. Quindi devo per forza. Ok, sono anche scivolato, perfetto. Allora, sento dei passi, sentieri dimenticati. Qui c'è un cartello, quindi andrò di qua. Allora, tu chi sei? Mi ha caricato. Chiunque fosse, non è che sta benissimo. Quindi qua dentro le, sì, persone, facciamo così, gli insetti, sono vittima di un miasma che li priva dei loro ricordi e li fa diventare tipo delle bestie aggressive, tipo zombie. Ho sentito un rumore metallico. Cos'è un montacarichi? Beh, sì, ci sono tipo dei contrappesi. Allora, voi non me la cantate giusta, però via. Tu chi sei? Queste sembrano tipo tutte casette vuote. Sei l'ultimo rimasto? Sono morti tutti? Lassù c'è una roba di legno. Cos'è questa stanza? Boh, vabbè, per il momento via. Allora, quindi scenderò pian piano in questo sistema di piattaforme. Quel guscione di chiocciola col manico. È molto curioso, quindi. Questo cos'è? Ah, il cadavere del coso di prima. Qui cresce del muschio. Dell'erba, qualcosa. Sì. Oh no, quel cartello. Allora facciamo una cosa così ce la togliamo subito dalle scatole.
Ah, occhio alle cuffie che adesso esplode l'audio. Allora, vediamo un po'. La via del pellegrino, viaggiatore di nido sacro, attraversate le lande verdeggianti e i boschi di funghi fino alla città, nel cuore di questo reame. Laggiù tutti i desideri verranno esauditi, tutte le verità rivelate. Questo cartello è diverso, non ha cose di luce, non è come le stele di prima. Ah, posso andarci a contatto? Lo sto toccando, non mi fa danni. Però non lo posso neanche perforare, quindi. Niente. Devo trovare qualcosa in grado di sfondare quel guscio. Per adesso qua è off limits. Ok. E dai, ancora con questi moscerini, moschini, quello che sono. Vabbè. Poco mi importa. Se devo andare giù, allora giù sia. C'è qualcuno che canta. Ci sono. Ah, salve a te. Sei venuto ad esplorare queste magnifiche vecchie rovine? Non badare a me. Anche a me piace molto esplorare. Perdersi e poi ritrovarsi è un piacere ineguagliabile. Tu ed io siamo estremamente fortunati, sai? Io faccio il crittografo di mestiere e ho appena completato la crittografia di quest'area. Vuoi acquistare una copia del mio lavoro svolto finora? 30 Gio? Sì, perché no? Non ho i miliardi, ma me la posso permettere. E ho una mappa! Tieni premuto L per visualizzare la mappa della zona attuale. Mostra una mappa dettagliata di Nido Sacro nella schermata mappa dell'inventario. Chocolate, che Wow! rettis. Una mappa può essere utile, ma da sola non servirà a mostrarti dove ti trovi. Se non hai un buon senso dell'orientamento, ti consiglio di andare a comprare una bussola da mia moglie, Iselda. Beh, io ce l'ho un buon senso dell'orientamento. Hai appena. No, ha appena inaugurato il nostro. Aiuto. Il nostro nuovo negozio di cartografia Pulveria, pieno zeppo di tutti gli strumenti utili per un esploratore come te. Di tanto in tanto venderà anche alcune delle mie vecchie mappe. Vado spesso a trovarla dopo aver disegnato la mappa di una nuova area, sempre felicissima di vedermi. Oh, a proposito, non mi sono presentato, ti chiedo scusa, quando passi tanto tempo da solo con i tuoi pensieri rischi di dimenticarti le finezze della conversazione. Qua dentro si perde anche la memoria, occhio. E sì, il suo nome non c'era in basso. Mi chiamo Cornifer e ho sempre amato esplorare il mondo. Appena uscito dall'uovo sono partito in cerca di avventure lasciandomi dietro i miei fratelli, le mie sorelle e la mia povera madre. Ok, ecco perché appena ho potuto mi sono trasferito insieme a mia moglie a Pulveria, un immenso sconfinato reame da esplorare proprio davanti a noi. Impossibile resistere, non credi? Comunque, ti lascio ritornare al tuo viaggio. Con un po' di fortuna ci incontreremo di nuovo. Sii prudente. Chocolate, che Che rectis. ne pensi della mia mappa? Ho cercato di renderla il più completa possibile, ma le mappe sono sempre in corso d'opera. Se vuoi completarla tu stesso, puoi acquistare tutto il necessario per la cartografia da mia moglie a Pulveria. Abbiamo aperto un piccolo negozio per sbarcare il lunario. Non l'ho ancora vista la tua mappa. Allora, io più o meno so come sono caduto. Quindi sono lì a sinistra. Nella stanza dove c'è lui ci si è messo la sua faccina, ok? E sono lì. Quindi, se vado giù a sinistra, esco dai sentieri dimenticati. Allora, adesso voglio risalire un attimo a Pulveria. Però prima voglio fare un attimo questo test. Ok. Questi non si possono scalfire, quindi devo schivarli. Boh, forse se li colpisco so. Ah no, ok. Beh, però così facendo posso andare di qua. Ecco. Così posso prendere questi Gio. Intanto. No, li volevo tutti. Spero non scompaiano. Olè. Ok, allora andiamo avanti. Stavo per dire una cosa, poi mi sono fermato perché ho detto, per scherzo volevo dire, vi chiamerò in un certo modo, poi siccome non voglio citare altri giochi, mi sono fermato. Questo cos'è? È grossa questa mosca. Non è una mosca. Sì, è una mosca. A volte le mosche lo fanno. Se schiacci quelle giuste.
C'ho anche i riflessi buoni oltre che le mani. Non ci provare mai più, soffitto. Sembra felice di vedermi. Ok. Allora, secondo la mappa io posso andare di... Allora, torno indietro e... Allora, facciamo così. Torno a Pulveria e... Andiamo in sto benedetto negozio appena aperto. E comunque... Ho già un ottimo, come si dice... Un ottimo asso nella manica da sfoderare, ovvero questo fendente in basso che mi permette di saltellare sulle spine. Dove probabilmente si suppone che io non possa ancora andare, ma io posso. E... Vabbè, facciamo così. Ma posso darmi un po' di... No. Quello che volevo fare era un'altra cosa. Sì, funziona. Però attenzione a come si... Ok. Questa roba mi tornerà utile. E... Anche sugli oggetti, perfetto. Questa cosa tornerà molto utile. Oltre che, vabbè, devo accumulare un pochettino di Gio se sto per andare a fare acquisti. Problema è... Boh, se costa tutto come costa la mappa, io... Diciamo che sto in una botte di ferro. Mi prendo qualcosina. Ah, il tizio non è respawnato. Boh, allora su. Ecco il negozio aperto. Allora. Qui in giro c'è qualcosa? Ah, papanara. Oh no, l'ha detto. Papanara. Vabbè, torniamo a noi. Sei venuta a comprare una mappa, giusto? Di solito se ne occupa mio marito, ma sorpresa è sceso di sotto. Ogni tanto fa. Ritorno per darmi delle nuove mappe da vendere, ma io vorrei che passasse più tempo qui. Il commercio non mi interessa granché. Ma ora vediamo cosa posso venderti. Ok, incavi necessari, bussola ostinata, è un amuleto. Fortemente consigliata, se hai difficoltà a trovare la strada nelle labirinti che rovine sotto di noi, prova questo amuleto. Indicherà la tua posizione sulla mappa, estremamente utile per potersi orientare in luoghi sconosciuti. Non ne ho granché bisogno, però appena posso, se ho dei Gio da buttare, la prenderò. Indispensabile per poter aggiungere alla tua mappa le nuove aree che esplori. È essenziale per chiunque voglia dedicarsi seriamente alla cartografia. Piuma, eh? Puntina della panchina. Queste puntine indicheranno sulla mappa le panchine e i luoghi di riposo, utili se sei stanco e hai bisogno di un posto dove sederti. Stavo pensando, forse devo fare un salto anche alla panchina qui. Puntina del bozzolo, hai visto quei magnifici bozzoli blu? Ho creato queste puntine per poterle segnare sulla mappa. Quei bozzoli sono molto belli, ma anche molto fragili. Per favore, sta attento a non distruggerli. Ok, è quello che ho spaccato prima. Puntina del mercante, usa queste puntine per segnare sulla mappa la posizione dei mercanti o di altri insetti interessanti che incontri durante i tuoi viaggi. Di tanto in tanto vai a fargli visita per vedere come stanno. Di sicuro ne saranno felici. Quindi, ci sono altri là di sotto, Cornifer li ha incontrati? Puntina della sorgente calda. Ho creato queste puntine per tenere traccia delle sorgenti calde e del reame. Io non ci sono mai stata, chissà se un giorno Cornifer mi ci porterà. Credo proprio di sì. Nel frattempo sono certa che saranno più utili a te. Segnalino scarabeo. Questi segnalini sono una nuova aggiunta al negozio. Puoi usarli per segnare i punti interessanti sulla mappa. Questo colore infonde molta tranquillità, non trovi? Segnalino carpace. Questi segnalini sono una nuova aggiunta. Ah, ok, sono sempre loro. Potresti usare questo colore per ricordarti di ardue battaglie. Volendo lo farò, però io adesso voglio la piuma. Ok, sono rimasto con niente in tasca. Ah, o le posso anche parlare. Tra tanti posti in cui trasferirsi abbiamo scelto proprio questa città tetra. Pensavo fosse solo per un breve periodo, ma mio marito ha sviluppato una vera ossessione per quelle vecchie rovine. Aia. Ora sta tutto il tempo lì sotto, dice che la cartografia è un vero affare, ma in realtà, a parte te, quali altri clienti abbiamo? Non saprei. Sanjo. Ti diverti nelle rovine? A volte mio marito parla di Nido Sacro come un posto meraviglioso, ma altre volte sembra piuttosto un luogo spettrale pericoloso. Sanjo. Ok. Allora, spanchinozza momentanea.
mappa aggiornata? Passo del Re? Si chiama così da dove vengo? Mappa e piuma? Mappa di Nido Sacro, mentre riposi su una panchina altrove puoi usare la piuma per aggiornare la mappa con le nuove aree che hai scoperto. Quindi prima, senza acquistare la piuma, forse era solo mappa e basta? Sì. Passo del Re. C'è... Oh, posso zoomare più di così? No. Peccato. Allora, torniamo un attimo sulla mappa. Sì, si è aggiunto un pezzettino. Ok, quindi prima la strada era chiusa, i sentieri dimenticati in basso a sinistra. È segnata quella cosa con le casette sotto. Boh. C'è un coso grosso là in sopra, al centro, e quella faccina lì che... Ah, ok, ha un'aria familiare. Sto cominciando a ricordarmi cose. Allora facciamo una cosa. Giusto. Devo scendere urgentemente di sotto. C'è un posto dove voglio andare. E poi... Poi vediamo. Ah, adesso che sono stato sulla panchina sei vivo di nuovo? Ok, comincio ad afferrare un po' le meccaniche. Tu vai giù. Tu scoppia. Che mi servono soldi, tanti soldi. Che voglio svuotare quel negozio. Dopotutto la roba non costava neanche tanto. È strana questa porta. Molto particolare. Ah! È grosso. È uno scheletro, è proprio... È enorme. Tempio dell'Uovo Nero. Questo è il posto del video dell'inizio. Quindi qui dietro c'è... quel coso imprigionato. O forse è già uscito. È tutto molto tranquillo. Prima di tutto tu. Salve, è un piacere incontrare un altro viaggiatore in questi sentieri dimenticati. Quindi è un avventuriero, c'ha anche una spada. Molto alto. Cioè, Iselda era più alta di lui, però lui è più alto di me. Sei piccolo, ma hai l'aria di essere forte. Io sono Quirrell, ho una specie di ossessione per tutti i luoghi inesplorati. Questo antico reame cela molti misteri affascinanti, e uno dei più intriganti è proprio qui davanti a noi. Un grande uovo di pietra, situato nelle rovine di un antico reame. Quest'uovo è caldo. Sembra essere qualcosa di unico nel suo genere. Sì, forse qualcosa è appena uscito da quell'uovo. Si può aprire? Ci sono degli strani simboli sopra. Sono maschere simili a quelle... che ho... Lui c'ha una maschera in testa che è uguale a una di quelle lì. Adoro i misteri. Zio, dovresti guardarti in testa. E chissà quali altre meraviglie si celano sotto di noi. Quindi le maschere sono molto importanti. Bisogna fare attenzione alle maschere, in generale proprio. Per tanto tempo mi sono sentito attratto da questo posto. Ho sentito tante storie meravigliose e allo stesso tempo spaventose. Non potevo più resistere, dovevo venire a vedere con i miei occhi. E sono arrivato al momento giusto. Questo mondo morto si è rianimato. La terra treme, le creature si agitano, l'aria è pesante. Mi domando quale sia la causa. E qualcosa si è risvegliato qui dentro. Però adesso è tutto tranquillo. Quel vecchio aculeo non ti basterà per sopravvivere in queste rovine, ma non c'è problema, basta solo guardarsi intorno. In tanti sono venuti qui, la maggior parte è andata incontro a un triste destino. Molti erano meglio equipaggiati di noi due. Sono sicuro che non gli dispiacerebbe se un altro esploratore li liberasse dei loro strumenti. Sarebbe un gesto di gentilezza. I morti non dovrebbero portare tali fratelli. Sei già stato nella città lì sopra? Un posto piccolo e cupo. E quali meraviglie sono nascoste al di sotto. Ci tornerò prestissimo. Immagino sia per questo che sono tutti scesi qua giù. Chi potrebbe resistere a tali possibilità? Proprio una meraviglia. Ok. Qui non posso fare granché. Allora, io penserei di fare una cosa. Ovvero... torno su in città e per ora, dico per ora come introduzione, può andarmi più che bene. Perché vista la dimensione dei sentieri dimenticati, probabilmente sì, la prossima volta me li brucio così in un singolo episodio, diciamo così.
Allora, su. E spanchinozzo. Anzi, Gerontias. Akala, Ah! Embrono. Sei già stato al tempio, ho sentito dire che è uno strano edificio. Anche io non ho mai osato andarci. I più coraggiosi tra di noi ci andavano per pregare una volta. Dicevano di sentirsi in pace tra quelle mura. Dopo un po' hanno smesso di andarci. Mi chiedo cosa sia cambiato. Quando però esattamente? Buono, tu Una giovane gomis. coppia si è da poco trasferita nei pressi della stazione. Ah, quindi proprio lui parla di tutto, tutto quello che succede, tutto quello che si muove, lui lo sa. Hanno aperto un negozio di strumenti per la cartografia. Un avventuriero come te potrebbe trovarci cose interessanti. La moglie è molto alta, così ho consigliato loro di comprare una casa più grande, anche perché tanto sono tutte vuote. Ma loro preferivano quella. Il modo in cui lei si abbassa per poter entrare dalla porta, però, io non potrei sopportarlo. Akala, Embruno. Sei stanco e affaticato, ok, il discorso della panchina. Quindi, per il momento, si è aggiornata ancora. Per il momento basta così. Bye bye a tutti e la prossima volta molta più azione. E come dice qualcuno di mia conoscenza, stay tuned.